terra quando scendi. Avvicinate le ginocchia ai gomiti. Ok. Allora, ci sei? Lunghe, guardati il piede, Eli, guardati il piede. Io sono Francesca Cesarini, ho 15 anni e sono da poco diventata campionessa mondiale di parabole dance. E un giorno mi sono svegliata e sono andata dalla mamma dicendo: mamma, voglio fare la pole dance. Quindi non so se magari l'ho vista la sua prima sui social oppure l'ho sognato, non lo so, so solo che sono andata lì e ho detto: voglio fare la pole dance. Bravissima. Vedete la zampetta un po' con la mano destra e no, vai verso la testa giù. Giusto, rimani con la testa più dritta allora. Come più dritta? Entra in forte, da qua. Una cosa che mi piace molto è perché appunto mi fa sentire libera, perché so che sul palo posso fare ciò che voglio e quello che voglio. E quindi è una cosa molto bella. È una cosa difficile, gli elementi difficili che non vengono, che magari uno si deve contorcere tutto oppure tenere solo con un braccio, con una gamba, con un piede, e quella è la cosa difficile. E io ho costruito sta casa sull'albero, avete quindi la cosa là. Francesca è nata senza arti, senza i tre arti e quindi è stata, siamo partiti così, da zero siamo partiti e dal primo giorno, ecco il 5 dicembre, io appena l'ho vista, vabbè, mi sono concentrata diciamo sul suo viso, ho guardato il suo viso, era un angioletto proprio piccolissimo. E siamo andati avanti e giorno per giorno. Anche oggi guardavo io. No, ma tipo? Seriamente. Ho sbagliato proprio, mamma mia. Questo ora ti viene bene? Questo sì, è. Abbiamo messo le protesi inferiori a 9 mesi perché lei doveva comunque camminare all'età di tutti gli altri bambini, poi a 2 anni e mezzo abbiamo provato a mettere le protesi superiori. Lei le ha portate per circa 6 anni e poi ha avuto il rifiuto perché con le protesi superiori si sentiva ancora più disabile, perché non riusciva a fare determinate cose che lei invece aveva acquisito con naturalezza durante gli anni, insomma. E quindi lei tuttora non le vuole. Il mio. Poi ho fatto questa soluzione, molto pratica. E quindi... Le mie passioni sono oltre la pole, Harry Potter assolutamente. Ho la camera tappezzata di foto che lo ricordano. E ricordo soprattutto la mia casata che è sempre verde, ho 2 bacchette, quindi ho proprio tipo degli stendardi, delle bandierine con tutte le 4 casate. Quindi è una cosa molto bella, che poi va avanti da un po' di anni, quindi adesso ho anche ripreso un po' di leggere i libri. No, non è vero. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Esatto, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3.
4, 5, braccia tese, come ti tesi. Spingo qui, apro la scena. 2, guardo il peso. 3, 4, 5. Questa gara è stata preparata all'incirca in 2 mesi. Considerando il periodo del lockdown, per cui 1 anno e mezzo Francesca è stata ferma, si è allenata poco. In 2 mesi siamo riuscite a creare questo esercizio, che è un esercizio estremamente semplice, perché io volevo che lei andasse in gara serena, tranquilla e sicura di quello che facesse. Continuare a spingerti fuori. Mezzo centimetro di più e c'è sta quanto te pare. Io che prendo? Dai, io sono una cosa, dai. A cosa? Sì. Da questa. Aggiungine una anche per me, che farò compagnia, perlomeno Coca-Cola ancora. Certo, sotto questo fatto siete uguali. Certo, no, siamo uguali perché ci piace la stessa musica. Quello che vuole. Francesca è una ragazza che sa quello che vuole. Vuole raggiungere determinati obiettivi. Però è anche una ragazza che ha l'età che ha, cioè vuole vivere il tempo, il suo tempo. Quindi amiche, musica, le classiche cose che fa un adolescente. Per niente influenzata dalla sua disabilità. Direi, ecco, Francesca non è diversamente abile come... vogliamo dire, Francesca è così, Francesca è questa, non ha avuto nessun tipo, lei l'arto in più o le mani in più, lei non l'ha avute mai e quindi lei fa tutto con quello che ha. I love you, buddy, you are...